Sui big data a fini aziendali è quasi tutto chiaro, ma con app che in futuro interagiranno in automatico mentre ci muoviamo, che quindi acquisiranno molti dati, dove verranno stoccati e da chi e come potremmo beneficiarne? Beh, in realtà, per quello che è la mia esperienza, che ho visto anche qualche mese fa all'MIT, in effetti loro hanno già dei progetti in questo senso, cioè loro di già riescono a costruire, a ricavare dati sostanzialmente da reti mobile, quindi attraverso la rilevazione via sensori, eccetera, e di fatto attraverso quei dati riuscire, per esempio, anche a fare attività di pubblica utilità. Riescono, diciamo, hanno una policy per cui di fatto è legale. In alcuni casi, ovviamente dietro richiesta espressa di autorizzazioni, poter mantenere questi dati, perché secondo me il problema non è tanto sono tanti dove me li metto, quanto piuttosto, caspita, ma li potrò mantenere molti di quei dati lì? Tutto sommato non invadono la privacy degli utenti, eccetera. Invece loro questo problema, che da noi è un attimino più complicato da risolvere, invece l'hanno risolto attraverso tutto un sistema di policy varie e già sono riusciti a mettere in carreggiata attraverso questa immensa mole di dati una serie di servizi utili effettivamente. Qual è secondo te l'importanza del networking oggi? È essenziale nella misura in cui riesci a davvero a farla funzionare come una rete, quindi in qualche modo a concepirti e concepire le relazioni esattamente come letteralmente come se tu fossi un nodo all'interno di un sistema di relazioni, quindi in qualche modo con la consapevolezza che è bello riuscire a trovare altri nodi, è bello stabilire un contatto, ma per essere davvero efficace la rete deve essere biunivoca. Credo, forse ancora ingenuamente, nel valore della rete come collaborazione. Qual è la tua visione di social TV? La sensazione che ne ho è che ci sia un po' di confusione, cioè molti prendono questo termine social TV come se fosse una specie di termine ombrello, no? E allora basta che c'hai tipo un programma TV, poi apri l'account Twitter piuttosto che quello Facebook del programma, figo, abbiamo fatto social TV, è finita là, evviva, perché interagiamo con gli utenti. Non è vero, secondo me la questione è un po' più complessa, quindi da un lato tocca sicuramente tutta una questione che è di hardware in senso vero e proprio, quindi immagino o faccio comunque riferimento a tutto il macro tema delle smart TV, delle connected TV e delle potenzialità che vengono con queste. Soprattutto c'è chi, come Samsung, ci sta lavorando fortissimamente anche all'integrazione con i social, anche in una prospettiva proprio di integrazione con i programmi. Dall'altra parte ci sono tutta una serie di software nel senso più ampio del termine, quindi a partire da piattaforme online a finire con applicazioni mobile, che in qualche modo consentono agli utenti di interagire intorno a un determinato programma, quindi con la TV ma anche con gli altri utenti, quindi in qualche modo costituiscono una sorta di collaterale di non mi piace il termine second screen, quindi lo sto evitando in tutti i modi, perché secondo me non è appropriato, nel senso alla fine è davvero un'integrazione più con una cosa che viene dopo, non è un secondo come un collaterale, ma una cosa che sta insieme, quindi non ci vedo un ordine di priorità. Però lavorano, molte di queste app lavorano esattamente in quella direzione, idem per le piattaforme mobile. Poi c'è un altro ibrido ancora, quindi tutti quei casi in cui di fatto abbiamo dei dispositivi che, ad esempio, mi offrono uno streaming e contemporaneamente l'aggregazione di vari flussi, oppure associano a questa aggregazione anche dinamiche di gamification. Questo funziona benissimo, ad esempio, nello sport. Funcake è un'app che è nata esattamente per fare quello, quindi per premiare gli utenti più attivi che parlano di sport. Quindi immagino, insomma, ci saranno davvero un po' di sviluppi rilevanti. Twitter al momento, tra tutti i canali, mi sembra essere quello che la fa più da padrone. Qual è secondo te il ruolo della social TV in politica? È solo un aprire il microfono o un nuovo modo di fare democrazia partecipativa? Io spero la seconda, nel senso che la sensazione che ne ho è che molti politici o fanno un cattivo uso di Twitter, perché ancora secondo me non hanno capito come funziona, e mi sembra abbastanza evidente, oppure purtroppo lo vedono come l'ennesimo canale in cui trovare visibilità. Evidentemente è un canale di dialogo. Per un'azienda, quali Sì. opportunità e criticità offre la social TV rispetto alla televisione tradizionale? Ci potrebbe essere anche uno sviluppo di social TV in ottica customer care piuttosto che chiarimento di alcune dinamiche e di alcune scelte aziendali? Citavi prima il problema, per esempio, dell'inquinamento, di cui molte aziende vengono
Sì. accusate, no? Io mi immagino, cioè, te la vedi un'azienda, una compagnia petrolifera che fa una roba del genere? Sarebbe un massacro. Dall'altra parte, però, significa anche un attimo ti spiegano che processi stanno dietro. Magari uso quella spiegazione per dire qualcuno di voi lì all'ascolto tra geniali ingegneri o simili ha una soluzione al problema, e allora lì diventa un'altra cosa ancora, diventa un ponte verso eventuali attività di collaborazione oltre che soltanto di dialogo. Quindi sei ancora oltre magari il tema del customer caring, che invece funziona in altri tipi di ambiti. Secondo te, qual è il caso di successo più eclatante di Social TV? Dipende, allora, come app. Senza ombra di dubbio, per me è Miso. Non mi interessa se GetClue ha fatto tutta una serie di partnership con stra mega partner allucinanti, sia del campo televisivo piuttosto che dei videogame e piuttosto che dell'abbigliamento anche, o del settore beverage. Ma quello che è riuscito a fare Miso, mobilitando le persone a produrre i sideshow, quindi effettivamente strutturalmente a creare dei contenuti user generated, non ha veramente rivali da quel punto di vista, a livello di applicazioni. A livello invece di uso in qualche modo degli strumenti social per impattare sullo storytelling piuttosto che per creare realmente conversazione intorno ai propri temi, è lì HBO. Cioè, proprio effettivamente, devo dire, quello che sono riusciti a fare loro su tutti quanti i loro prodotti è davvero impressionante. Cioè il fatto che riescano a far vivere i personaggi piuttosto che in qualche modo a farli interagire con le persone esattamente come se fosse un'estensione dello storytelling. Quindi in qualche modo, per esempio, loro quando ci fu la prima stagione, sì, sempre di True Blood, tra l'altro, mi ricordo fecero questo video che si chiamava The Fans Have Spoken, che di fatto raccoglieva tutta una serie di sollecitazioni, o fingeva di raccogliere tutta una serie di sollecitazioni che venivano da forum e account Twitter vari, e di averle poi integrate effettivamente nelle scene. Però al di là di quello, anche il modo in cui loro fanno vivere i personaggi è straordinario. Però l'esempio più divertente davvero restano i vari roast di Comedy Central. Io non ho mai, cioè, quella è una roba che si regge in piedi da sola.